Mister Brevi, il messaggio alla squadra è chiaro, contro il Barletta non sarà una gara facile, perché? Perché comunque tutte le squadre in questo campionato hanno dimostrato che se la possono giocare con tutti. Il Barletta ha fatto anche qualche buon risultato contro squadre che in questo momento sono davanti a loro, come la Salernitana, come il Lecce, come l'Aquila. Quindi ci aspettiamo una gara difficile che non possiamo assolutamente sottovalutare, dobbiamo giocarcela al 100% delle nostre possibilità, nel senso che non sottovalutiamo assolutamente il Barletta, il segnale e il messaggio è questo che ho voluto dare alla squadra, perché nel momento che abbassiamo questa nostra intensità, questa nostra compattezza, diventiamo una squadra vulnerabile. Come avete lavorato in settimana e qual è la situazione disponibile? Abbiamo lavorato abbastanza bene, chiaramente con le condizioni climatiche che ci sono state, quindi i campi ci sono state un po' di difficoltà sotto questo aspetto, anche i carichi che abbiamo dovuto dare alla squadra sono diversi perché con terreni molto pesanti devi stare un attimino un po' più attento. La squadra sta bene, ha lavorato bene, domenica non avremo disponibile chiaramente Rigione perché va a scontare la sua seconda giornata di squalifica, non avremo, però lì c'è ancora forse qualche piccola speranza a meno di avere a disposizione Benedetti e vediamo oggi, tra oggi e domani Bacchetti se recupera da questa influenza che l'ha tenuto fermo 3 giorni. Fino a questo momento, che idea si è fatto del campionato? Campionato molto combattuto, dove gli equilibri sono molto sottili, bisogna lavorare sui particolari secondo me perché c'è molto equilibrio, i risultati poi lo testimoniano, ci sono squadre che magari non stanno facendo benissimo, che poi vanno a vincere contro la prima in classifica, vedi Aquila Gubbio, quindi bisogna stare sempre molto molto concentrati perché nessuno ti regala niente e ripeto c'è tantissimo equilibrio e gli episodi molte volte sono determinanti per il risultato finale.